La strage di Paderno Dugnano nel Milanese, dove nella notte tra sabato e domenica un 17enne ha coltellato a morte il fratellino di soli 12 anni, la madre e il padre, tocca anche il territorio abruzzese. La famiglia, infatti, appena qualche settimana fa aveva soggiornato nel territorio di Villa Rosa di Martinsicuro, dove era solita trascorrere le vacanze. Dunque un triplice omicidio che lascia sgomenta l'intera comunità della costa teramana. Poche settimane fa la famiglia protagonista della terribile vicenda aveva trascorso le vacanze a Villa Rosa di Martinsicuro in uno chalet dove andavano da anni. Il titolare non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione perché è già difficile così ha detto. Le foto sul profilo social di Daniela mostrano momenti di spensieratezza della mamma trascorsi negli anni durante le vacanze in Abruzzo, gli ombrelloni dello stabilimento balneare, il mare e scatti con amici sulla riva. Il 17enne condivideva con i suoi coetanei la passione per la pallavolo ed era inserito con i giovani del posto. Dopo diversi giorni di vacanza, per la famiglia era arrivato il momento del rientro in città, alla cosiddetta normalità. Cosa sia successo nella mente del ragazzo è ancora da chiarire. Lui stesso, confessando il triplice delitto agli investigatori, ha parlato di un malessere. In conferenza stampa gli inquirenti hanno spiegato che non c'è un movente tecnicamente inteso dal punto di vista giudiziario, mentre sul piano sociologico sono aperte varie strade e indagini. Una notizia del genere sconvolge, cioè sapere che un ragazzo così giovane commetta... Ammazzare il padre, la madre e il fratellino è una cosa indescrivibile, no, inaccettabile. Un Pensiero, un commento perché la famiglia veniva al mare qui, ecco. No Cosa Perché ne questo? pensa? Meglio di no. Non potrei più di tanto giudicare. Diciamo alla base, è sicuramente un atto mostruoso. Eh, però più di questo non le posso dire, non, non so veramente niente. Però come penso il 100% delle persone sarà d'accordo con me, un atto del genere è a dir poco mostruoso. È qualcosa di terribile che in teoria non dovrebbe mai accadere. E come avete visto, non c'è molta voglia di parlare dopo quanto accaduto. Sono davvero tutti sconvolti per il triplice omicidio avvenuto nel eh, Milanese che in qualche modo tocca il eh, territorio di eh, Martinsicuro. Del resto, come vedete, la stagione volge al termine, le spiagge sono eh, semivuote, il cielo è eh, plumbeo e davvero la comunità è senza parole per quel che è accaduto. Un fatto che davvero nessuno poteva immaginare a partire eh, dagli amici del 17enne fino a quanti conoscevano i genitori del ragazzo.